Siamo alla terza relazione del pomeriggio e abbiamo con noi Paola Subacchi, che è professoressa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna e anche al Queen Mary University of London ed è esperta di economia internazionale. Possiamo sintetizzare così, perché non fare una lunga lista di corsi che tiene. E quindi con noi si occuperà di parlare del ruolo delle istituzioni internazionali in generale per affrontare crisi, tra cui quella pandemica, ma naturalmente crisi anche in generale, crisi economica. Le lascio la parola e possiamo cominciare. Grazie, buonasera a tutti. Devo un attimo rettificare perché in realtà pensavo di parlare del sistema monetario internazionale stasera e di riagganciarmi a quanto detto dall'ospite precedente sulle politiche fiscali e quindi di contestualizzare quanto è stato detto in precedenza all'interno dell'area euro e quindi di un esperimento economico, monetario e valutario che nasce 30 anni fa. Quest'anno, a febbraio di quest'anno, abbiamo festeggiato i 30 anni del Trattato di Maastricht, che pone le basi dell'Unione monetaria europea, economica e monetaria europea. E quindi è importante, in relazione a quanto è già stato detto sulle politiche fiscali, è importante contestualizzare il ruolo dell'Italia e il peso dell'Italia all'interno dell'Eurozona, quindi dell'Unione economica e monetaria europea. Quindi le politiche fiscali non sono solamente politiche fiscali nazionali, come è appunto una caratteristica di questa unione monetaria, ma sono comunque politiche fiscali che hanno un peso sull'equilibrio anche monetario e finanziario della zona euro. Quindi quando noi parliamo delle politiche fiscali dell'Italia, le contestualizziamo appunto all'interno dell'unione monetaria e le dinamiche del debito italiano, che sono state menzionate dalla relatrice precedente, sono importanti perché non sono solo dinamiche di PIL e debito, o debito e PIL, ma sono dinamiche che hanno a che fare con la crescita potenziale dell'economia italiana, su cui il PNRR dovrebbe incidere, quindi semplicemente non riprendere un trend di crescita che è appunto pre-pandemia, ma muovere letteralmente, spingere l'economia italiana su un trend di crescita più alto. E questo facilitando l'innovazione, facilitando in particolare e migliorando la produttività, che è il grosso nodo e il grosso punto debole dell'economia italiana. E ricordo che è vero che l'Italia è cresciuta nel 2021 come effetto proprio letteralmente della caduta delle attività economiche che è seguita alla pandemia del 20, quindi soprattutto alla chiusura, no, che è stata effettuata e quindi si è fermata letteralmente l'economia. Quindi di conseguenza, per un effetto letteralmente statistico, abbiamo visto un forte aumento del tasso di crescita del PIL del 2021. Questo non significa che l'Italia sia un'economia che cresce in maniera forte, perché ricordo che l'economia italiana è l'unica all'interno dell'area euro, facendo eccezione della Grecia, no, che è stata colpita da questa crisi sovrana in maniera molto pesante, ma è l'unica che non ha recuperato le perdite pre-crisi finanziaria mondiale. Quindi perché l'Italia cresce poco e cresce debolmente. E quindi è importante per affrontare le dinamiche del debito avere un tasso di crescita potenziale alto. E poi all'interno delle dinamiche del debito dobbiamo tenere conto anche dei tassi di interesse, e non solo i tassi di interesse, quindi di policy, quelli della BCE, ma anche come i mercati dei capitali rispondono all'indebitamento di un paese, quindi acquistano e consentono di continuare a rinnovare questo debito. Questo è importante perché appunto l'Italia fa parte di questa unione monetaria, quindi l'Italia ha la possibilità e ha la facoltà di determinare la propria politica fiscale, però la politica monetaria è unificata, è unica.
ed è nelle mani, è affidata alla Banca Centrale Europea. E quindi l'Italia è uno dei paesi membri di questa unione monetaria e con una moneta unica. Perché è importante questo? È importante per capire come l'Italia reagisce, l'Italia, ma anche gli altri paesi membri dell'Unione Monetaria reagiscono agli aggiustamenti interno a quest'area. Quando l'Italia e gli altri paesi decisero di entrare nell'Unione Monetaria Europea, oltre ai vantaggi che ci sono dall'avere una moneta unica all'interno di un'area che commercia fortemente, no? Quindi i paesi membri dell'Unione Monetaria, ma anche dell'Unione Europea, sono paesi che hanno un forte commercio e scambio di beni e servizio tra di loro, no? E infatti nel 92 abbiamo anche la creazione del mercato unico europeo. Però quindi avere una moneta unica facilita questi scambi e in più tutta una serie di altre dinamiche economiche. Però è anche una camicia di forza, è una camicia di forza perché entrando in unione monetaria i paesi membri accettano un tasso di cambio fisso. Questo significa che le monete nazionali vengono in qualche modo ancorate e ingabbiate all'interno di questo tasso fisso. In altre parole, e nel caso dell'Italia in particolare, il tasso di cambio non può essere utilizzato a scopi per gli aggiustamenti interni. Faccio un esempio. In un paese che ha un disavanzo delle partite correnti, il tasso di cambio può aiutare a ristabilire gli equilibri. Quindi una svalutazione del cambio aiuta l'esportazione, quindi aiuta a ripristinare gli equilibri. Questo non è possibile all'interno di un'unione monetaria a tassi fissi. E quindi è importante utilizzare politiche che consentano ai paesi membri di vivere con l'euro e vivere all'interno dell'eurozona. Quindi ci sono delle costrizioni molto forti. E appunto queste costrizioni hanno fatto sì che, e anche, come dire, squilibri di tipo asimmetrico hanno fatto sì che le politiche che all'indomani della crisi sovrana, del debito sovrano, si scelse di effettuare politiche fiscali estremamente di austerità per ripristinare, appunto, per riconsolidare i bilanci pubblici. E questo chiaramente, come abbiamo sentito, ha un impatto sulla crescita. Allora, questo per contestualizzare un po' la mia presentazione, che è perché abbiamo una moneta unica in Europa e come l'euro si colloca all'interno del sistema monetario internazionale. Adesso c'è la Sì, presentazione, ce quindi l'abbiamo va dietro le spalle, benissimo. sì. Allora, innanzitutto vi farei un attimo una brevissima introduzione su dove siamo e come funziona il sistema monetario internazionale. E inizio con una citazione dell'opera di Karl Polanyi, The Great Transformation, che è la grande trasformazione del 1944, quindi all'epoca pubblicata, al momento più o meno contemporanea alla conferenza di Bretton Woods. E dove dice che l'economia mondiale ha bisogno di monete stabili e ha bisogno anche di un equilibrio di poteri che garantiscano la pace. Credo che sia questa frase cattura in qualche modo il senso di quanto venne fatto nel luglio del 1944 in questa conferenza di Bretton Woods, dove i paesi. Chiaramente i paesi, escluso l'Italia e la Germania, si riunirono per decidere e per pensare all'ordine economico internazionale del dopoguerra e creano quindi le istituzioni e le regole e gli obiettivi chiaramente che governano in modo diverso, ovviamente con una forte evoluzione storica. Però hanno governato l'economia internazionale e continuano a governarla fino ad oggi. E quindi gli obiettivi di Bretton Woods erano quelli di creare un sistema monetario che limiti questo beggar your neighbor, che significa in sostanza politiche che gli stati mettono in pratica e che hanno delle esternalità negative, degli impatti negativi su altri paesi. Questo particolarmente faceva fare riferimento alle politiche protezioniste che vennero introdotte negli anni 30 e quindi arriviamo dunque nel dopoguerra i paesi si ritrovano con un sistema di scambi molto frammentato con alti dazi e tariffe
tariffe e anche protezione di tipo non tariffario. Quindi questo è importante, eliminare il protezionismo, creare un sistema di commercio internazionale aperto. E poi è importante fissare i tassi di cambio in modo da evitare appunto questi comportamenti anticompetitivi nel commercio internazionale. Cosa significa? Beh, evitare, quindi creare delle regole per cui le nazioni, i paesi mantengano il tasso, non utilizzino il tasso di cambio a fini puramente competitivi. In sostanza per abbassare il prezzo delle loro esportazioni e quindi aumentare le proprie quote di mercato, chiaramente danneggiando altri paesi, creando poi anche atteggiamenti ritorsivi e creando una spirale appunto di comportamenti anticompetitivi e protezionistiche. Quindi le caratteristiche del prezzo sono tassi di cambio fisso, quindi abbiamo e con la convertibilità del dollaro in oro. E i tassi di cambio di tutte le altre monete sono ancorati all'oro, scusate, al dollaro. Poi abbiamo controlli sui movimenti capitali e abbiamo appunto come strumenti le politiche fiscali per, come abbiamo sentito nella precedente relazione, gestire e regolare la domanda interna. Quindi quando abbiamo bisogno di politiche fiscali servono per creare domanda interna. Questo appunto sono politiche keynesiane. John Maynard Keynes è stato l'ispiratore di Bretton Woods. E nello stesso tempo abbiamo questi aggiustamenti del tasso di cambio che vengono fatti però in maniera concordato. A Bretton Woods vengono create due istituzioni importanti ancora oggi del nostro sistema economico internazionale, che sono il Fondo Monetario Internazionale, che dà sostegno a questi aggiustamenti di breve periodo e che aiuta e regola questi aggiustamenti di breve, e la Banca Mondiale, che ha lo scopo di prestare capitali per lo sviluppo. È un po' quello che abbiamo sentito nella relazione precedente. In qualche modo c'è chi ha parlato del PNRR, quindi questo Next Generation Fund, come il nuovo Marshall Fund per l'Europa, quindi un fondo che aiuti lo sviluppo e aiuti quello che dicevo prima, a spostare la curva di crescita a livelli più alti, quindi creando più produttività e più chiaramente prodotto interno lordo. E quindi la Banca Mondiale ha proprio questo scopo, far arrivare capitali di lungo termine a chiaramente condizioni favorevoli a tassi di interessi non eccessivi, laddove, soprattutto in paesi che fanno fatica ad accedere ai finanziamenti. Questo Bretton Woods. Bretton Woods finisce il 15 agosto 1971. In sostanza, gli Stati Uniti, per tutta una serie di vicende che non sto ad illustrare perché altrimenti saremo qui ancora domani mattina, decide di chiudere questo sistema di tassi fissi. Dice: a questo punto il dollaro non è più ancorato all'oro e quindi il sistema in qualche modo finisce. Ma finisce la convertibilità del dollaro in oro, perlomeno era in linea teorica, e finisce questo sistema di cambi fissi. Passiamo ad un sistema di cambi flessibile, che è quello che abbiamo oggi. È importante questo perché ci dice anche il ruolo e ci fa capire il ruolo del dollaro all'interno di questo sistema monetario internazionale. Quindi a Bretton Woods il sistema monetario internazionale si ancora all'oro, quindi a discapito della sterlina, che fino alla Seconda Guerra Mondiale era la moneta dominante del commercio internazionale, della finanza internazionale, ma con la fine della guerra la sterlina diventa una moneta problematica per tutta una serie di dinamiche interne alla Gran Bretagna, al Regno Unito e anche al periodo postcoloniale, nel senso l'impero britannico si sgretola dal dopoguerra in poi, e anche questo chiaramente ha un impatto sulla sterlina. Quindi il dollaro diventa la moneta dominante e rimane la moneta dominante. E ci terrei a sottolineare questo perché è importante anche per quello che stiamo vivendo oggi, no? Quindi sappiamo, conosciamo le sanzioni che sono state applicate e conosciamo appunto il ruolo del dollaro all'interno del sistema monetario internazionale attuale, ma ci arriverò più tardi. Quindi arriviamo nel post Bretton Woods, abbiamo questo sistema di cambi flessibili in cui i grandi economie avanzate utilizzano appunto
E i cambi cambiano a seconda appunto della domanda offerta sul mercato delle valute. E il dollaro invece rimane ancora il punto di riferimento per i paesi in via di sviluppo. Man mano vengono rimossi i controlli sui movimenti capitali, quindi arriviamo ad un sistema di movimenti liberi, a parte alcuni paesi, tra cui la Cina. E poi abbiamo una ridefinizione anche del ruolo dell'istituzione di Bretton Woods. Cosa succede in Europa? In Europa c'è un problema, nel senso i cambi flessibili creano un problema un problema macroeconomico a livello di appunto, transazioni all'interno dell'area di quella che noi oggi chiamiamo Unione Europea, che all'epoca si chiamava Comunità Economiche Europee, perché appunto i cambi flessibili possono generare comportamenti non competitivi da parte di vari paesi, tra cui l'Italia. L'Italia è il grosso scoglio, ci sono la Germania in particolare, che è in competizione con l'Italia sulle esportazioni, soprattutto di prodotti industriali. L'Italia e la Germania hanno un settore manifatturiero simile. È preoccupata appunto per il fatto che l'Italia ha una moneta debole dovuta alle caratteristiche strutturali dell'economia italiana, appunto la lira. Non so se alcuni di voi si ricordano della lira, ormai sono passati più di 20 anni. Infatti la lira è scomparsa dalla circolazione in Italia esattamente nel 2002, quindi 20 anni fa. Quindi allora Germania è preoccupata appunto per questa debolezza strutturale della lira e poi del fatto che vari governi italiani utilizzano svalutazioni competitive come politiche industriali, quindi quando c'è la necessità di dare una spinta all'esportazione e creare competitività, anziché operare sulla produttività e quindi su fattori strutturali che irrobustiscono l'economia, si sceglie come dire, l'impatto di breve che è una svalutazione della lira e che può essere fatta in vari modi, ma che non platealmente, perché chiaramente questo è contro le regole internazionali, però ci sono tanti modi per indebolire una valuta. E quindi i tedeschi chiaramente sono preoccupati di questo, e così i francesi. Quindi si dice, se siamo all'interno di un'unione europea, quindi comunità economica europea, che è un'unione doganale, dove noi commerciamo e scambiamo i nostri prodotti a dazi zero, quindi nessun dazio, nessuna tariffa, quindi free trade, dobbiamo però avere anche una situazione monetaria che ci consenta di scambiare e comunque di operare in maniera come dire, competitiva e non cercando di trovare appunto, delle situazioni più facilitate. E quindi è importante avere anche delle regole dal punto di vista monetario, tanto più che si sta pensando di creare questo mercato unico europeo, quindi che è più di un'unione doganale, perché è proprio la condivisione anche del mercato e regole che consentono la competizione all'interno di questo mercato. Quindi il problema si pone: cosa facciamo in Europa? Come creiamo, come risolviamo questo problema? E quindi la riflessione sull'Unione Monetaria Europea, sulla possibilità di avere una moneta unica, parte addirittura alla fine degli anni 60, quando cominciano ad esserci problemi col dollaro sui mercati internazionali. E arriviamo appunto a noi nel 1992, quindi vi ho già detto più o meno il problema degli squilibri. E nel 92 abbiamo il Trattato di Maastricht. Quindi quando noi ci chiediamo quanti anni ha l'euro, ne ha 30 perché appunto la base dell'euro viene fondata il 7 febbraio del 92, quando venne firmato il Trattato di Maastricht. Oppure ne ha 23 di anni, che è il 1 gennaio del 99, quando l'Unione Monetaria, Economica e Monetaria Europea entra in vigore. E ricordo che l'Italia all'epoca fece di tutto per poter entrare nell'Unione Monetaria e essere tra i paesi fondatori dell'euro. E chiaramente Germania, in primis, ma anche la Francia, furono felici o felici. Comunque non avevano altra via d'uscita, nel senso l'Italia doveva essere tra i paesi fondatori, proprio per le ragioni che ho già accennato.
Tant'è che i parametri che vennero fissati per l'ingresso nell'Unione monetaria, tra questi cinque parametri, c'era anche un livello di debito PIL non superiore al 60%. L'Italia era già in quota 100 e così il Belgio. E su questo si chiuse un occhio, non però sul parametro del deficit pubblico, quindi del disavanzo di bilancio. L'Italia, prima di entrare in Unione Monetaria, dovette presentare dei conti in ordine e in linea con i parametri, così anche l'inflazione. Quindi comunque l'Italia entra a far parte e nel punto 1 gennaio 99 abbiamo questa unione monetaria, però abbiamo ancora la doppia circolazione delle monete, quindi abbiamo ancora in Italia in particolare la lira, però l'euro comunque entra in circolazione, diventa la moneta dell'unione monetaria il 1 gennaio del 2002. Quindi abbiamo le varie età dell'euro. Questa, come ho detto, l'unione monetaria europea è una costruzione. È un esperimento per certi versi, perché è la prima volta, non è la prima volta nella storia, però i tentativi precedenti non andarono mai, non furono particolarmente brillanti e soprattutto durevoli. E quindi la costruzione dell'Unione monetaria è in qualche modo unica, quindi stati nazionali, quindi sovrani che mettono in comune la politica monetaria e la moneta e hanno una moneta unica. Abbiamo sentito anche nella relazione precedente appunto l'importanza dei vincoli fiscali. I vincoli fiscali vengono posti all'interno già nel Trattato di Maastricht e poi con il successivo patto di stabilità per bloccare appunto i paesi che potevano avere un incentivo a spendere più del necessario. Perché? Perché tutto sommato il debito è emesso in euro, quindi non è più un debito emesso in lire, ma è emesso in euro. Ovvio, e poi l'abbiamo scoperto dopo con il problema della Grecia, però all'epoca, quando all'epoca appunto del Trattato di Maastricht, quando venne creata questa unione monetaria, si pensò che non si potesse fare nessun bailout, no? Quindi il debito degli stati. Gli stati che hanno un debito non riescono a gestire il proprio debole, non possono essere salvati all'interno dell'unione monetaria. Abbiamo poi scoperto che questo non era possibile. Non è possibile perché questo comporterebbe il no bailout, comporterebbe il disfacimento dell'unione monetaria. Questo l'abbiamo scoperto all'epoca della crisi del debito sovrano, in particolare quando la Grecia si trovò in una situazione molto difficile. La Grecia, in realtà, il debito greco venne ristrutturato varie volte, quindi possiamo tecnicamente discutere se quello fu bailout o no. Comunque si scoprì che il no bailout è una clausola che in realtà non ha poi valore pratico. L'altra cosa, appunto, la non mutualizzazione del debito è un'altra regola che venne posta all'epoca, però si sa appunto che è una regola che nel momento della crisi sono regole che poi non riescono a essere, non possono essere messe in pratica. L'altra cosa è che l'unione monetaria non è un'area valutaria ottimale, secondo la teoria del premio Nobel per l'economia Robert Mandelli, poi magari faccio un breve cenno, e l'obiettivo della politica monetaria è la stabilità dei prezzi. Questo perché, soprattutto per l'insistenza tedesca sul controllo dell'inflazione. Ricordo che l'unione monetaria, quando si incomincia a parlare di unione monetaria, siamo in periodo di alta inflazione. E l'Italia è uno dei paesi con alta inflazione, a differenza della Germania. E quindi il controllo dell'inflazione è fondamentale all'interno di un'unione monetaria, proprio perché la politica monetaria deve controllare le variabili monetarie e appunto i prezzi. E c'è molta molta attenzione su questo. Poi è chiaro che la questione dell'inflazione diventa meno importante quando entriamo in questi lunghi anni di inflazione molto bassa, questo periodo che chiamiamo di grande moderazione, che va più o meno dalla fine appunto degli anni 90 fino ai nostri giorni. Infatti, fino all'anno scorso, o addirittura fino a 6 mesi fa, il grande dibattito a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, è: ma c'è inflazione? Questa inflazione è una fiammata? È un'inflazione di breve dovuta
alla riapertura delle economie, al ripristino dell'attività economica, ad un incremento della domanda che era rimasta soppressa durante il periodo della pandemia, o invece è un'inflazione strutturale che poi, come dire, diventa sì, proprio come si dice, si innesca anche nelle aspettative delle persone. E fino a 6 mesi fa, fino anche all'inizio di quest'anno, non si sapeva. Infatti, anche la Banca Centrale Americana, la Fed, ha aspettato a lungo prima di dare un segnale di intervento sui mercati e di rialzo dei tassi di interesse proprio per rispondere a questa inflazione. Ma noi appunto negli ultimi 20 anni non avevamo più, l'inflazione era quasi scomparsa, tant'è che l'economia europea prima della pandemia aveva un problema di deflazione, quindi di prezzi che diminuiscono. E questo chiaramente ha un effetto devastante sull'attività economica, perché se i prezzi diminuiscono è chiaro che anche l'attività economica decelera. Abbiamo un esempio di questo in Giappone, ma anche l'Italia ha avuto proprio un problema fino a tempi recenti di deflazione, quindi deflazione legata proprio a un ristagno della domanda. Quindi adesso ci invece troviamo in un periodo di inflazione e quindi si aprono tutta una serie di scenari a cui non eravamo più abituati, ma che sono ben presenti nell'architettura e nel disegno dell'Unione Monetaria Europea. V'ho detto brevemente questa optimal currency area, quindi l'area come si dice in italiano? L'area valutaria ottimale, e quindi quali sono? Abbiamo mobilità del lavoro, mobilità del capitale, flessibilità di prezzi e salari, condivisione dei rischi, e quindi per questo abbiamo già detto l'eurozona non è necessariamente un'ottima currency area, anche se stiamo andando verso una maggiore condivisione dei rischi. E poi c'è il business cycle è sincrono, nel senso non ci sono paesi che crescono e altri che sono in recessione. Ma sono tutti, si muovono tutti nello stesso modo, quindi quando c'è un periodo di espansione, tutte le economie dell'Eurozona si espandono, quando c'è un periodo di recessione seguono tutti lo stesso ciclo, altrimenti non potremmo avere una politica monetaria comune, perché ci sarebbero paesi completamente fuori da questo, non sincronizzati sulla politica. Allora, cosa succede? Vi ho detto della Grecia. Abbiamo sentito problemi. La relatrice precedente ha parlato anche della possibilità di un Italexit nel caso l'Italia vada in recessione a causa dell'attuale crisi a seguito della guerra in Ucraina. Noi ci siamo trovati dentro in questa crisi scatenatasi dopo la crisi finanziaria globale, appunto partita da Wall Street nel 2008 e poi trasmessa in Europa ad una serie di paesi che sembrava tra l'altro stessero crescendo benissimo, perché ricordo che la Spagna, la Grecia avevano tassi di crescita molto elevati, così l'Irlanda, però con anche tassi di indebitamento alti e quindi con problemi di squilibri che esplodono soprattutto a livello di settore, a livello bancario. Il momento in cui abbiamo la crisi finanziaria globale. E comunque il paese più debole è la Grecia, e infatti a un certo punto ci si chiede cosa succede se la Grecia, come riusciamo a tenere insieme l'unione monetaria se non riusciamo a gestire questo problema del debito greco. E infatti questa copertina dell'Economist, che esattamente 10 anni fa, dice cosa succede se la Grecia se ne va, cioè lascia l'Unione Monetaria Europea. E la questione all'epoca era: è possibile che un paese membro dell'Unione Monetaria esca dall'Unione Monetaria perché non riesce più a mantenere l'equilibrio all'interno di questa Unione Monetaria? La risposta la sappiamo, è no. E lo sappiamo perché è molto complicato, e all'epoca ci fu chi pensò fosse possibile anche separare, no, un paese in difficoltà dal resto dell'Unione Monetaria. E poi si scoprì che le interdipendenze finanziarie e monetarie sono tali ed erano tali per cui era impossibile spacchettare il tutto senza creare una crisi per l'intera Eurozona.
E quindi questo, vedete, questo è un esempio della crisi dell'euro in quel periodo in cui ci fu appunto questo. Il debito greco era chiaramente alto, non alto in termini assoluti, infatti all'epoca si diceva la Grecia può essere salvata, ma non si può salvare perché sarebbe contraria a queste regole del non bailout. Che poi invece in qualche modo ci fu un modo per venne in qualche modo salvata. E la cosa che vedete interessante è questo, sono questi sono i tassi di interesse sui titoli di Stato. Allora, prima della crisi, una cosa che si diceva in Europa, i tassi di interesse convergono, perché il debito viene pensato, forse il debito greco, il debito italiano, il debito tedesco, fosse lo stesso, fosse della stessa qualità. E quindi vedete i tassi di interesse negli anni dal 2000 in poi convergono. E c'è questa idea, no? L'Italia in particolare aveva sempre avuto tassi più alti rispetto alla Germania, il famoso quello che si chiama spread, no? La differenza fra i tassi tra i due debiti. E quindi sembra che siamo nel mondo ideale, no? Addirittura i tassi di interesse per paesi come che avevano sempre avuto i tassi di interesse alti, appunto, una volta l'Italia, ma non è stata neanche, ma non è neanche la peggiore di questi, ma soprattutto paesi come la Spagna, la Grecia, si sono trovati ad avere questo abbassamento dei tassi di interesse. Cosa significa? Che il denaro costa meno, quindi ci si può indebitare di più. E questo chiaramente all'epoca sembrò generare una sorta di circolo virtuoso, perché il denaro costa poco, si prende a prestito e cosa succede? Boom edilizio, questa è la prima cosa che succede. Boom edilizio chiaramente fa crescere l'economia e quindi dicono fantastico, miracolo spagnolo, miracolo greco. In realtà era tutto indebitamento. E quindi nel momento in cui il tappo salta, i tassi di interesse, i tassi sul debito, questi saltano e questi rendimenti diventano estremamente alti. Questo qui in blu chiaro, questi sono i tassi di rendimento sui titoli greci. Cioè, praticamente nel 2012 erano diventati titoli spazzatura, quelli che perché il valore era crollato letteralmente e quindi anche il valore di mercato era crollato e quindi i tassi di rendimenti erano saliti a livelli eccessivi, mentre quelli tedeschi si erano mantenuti, anzi c'era stata un'ulteriore domanda per i titoli tedeschi. Quindi questo per darvi un'idea di questo senso e poi da qui la crisi delle banche, perché non si può parlare di moneta, non si può parlare di mercati di capitali europei senza parlare di banche. Tutto questo nella costruzione dell'Unione Monetaria Europea era mancato, c'era stata questa forte concentrazione il problema dei prezzi, delle inflazioni e delle politiche fiscali, ma non ci si era posto il problema del fatto che avendo una moneta unica dobbiamo chiederci cosa succede alle banche che sono all'interno di questa Unione Monetaria, quindi con moneta unica e politica monetaria unica. E questo appunto esplode nel momento in cui c'è questa crisi del debito sovrano. E quindi l'unione monetaria, allora si comincia a parlare non solo di unione monetaria, ma di unione bancaria europea e di unione del mercato dei capitali europei. Quindi appunto non possiamo avere, avendo una moneta comune, non possiamo avere una frammentazione dei mercati capitali. Tutto questo poi ha generato un grande dibattito, anche se soprattutto la questione dell'Unione Bancaria Europea adesso si è fermata. Era partita bene, c'erano stati diversi, c'è stato diversi, appunto, un'evoluzione positiva, poi chiaramente il Covid e l'epidemia di Covid ha posto quindi ha fermato tutto. L'euro cos'è? Il sistema monetario internazionale, quindi non esiste solo l'euro. Il sistema monetario nazionale ruota intorno al dollaro, e ve l'ho detto. Questa è una rappresentazione appunto delle monete principali a partire dall'inizio degli anni 60 e voi vedete appunto il calo della sterlina, e ho detto, l'ho già menzionato, l'irrobustimento del dollaro e comunque il dollaro è rimasto come moneta principale e poi le altre monete. Nella linea tratteggiata, dove nel gruppo altre, in realtà ci sono fino a 1992, 82 in questo caso, sono soprattutto il marco tedesco, lo yen giapponese
e ci possiamo mettere dentro anche il franco francese. Oggi ci metteremmo dentro l'euro. L'euro è la seconda moneta più importante a livello internazionale, però chiaramente meno importante del dollaro e forse ho anche sì qualcosa qua. Perché il dollaro è importante? Perché il dollaro è la moneta che viene scambiata di più, è la moneta che serve per gli scambi internazionali tra i paesi che non sono necessariamente, che non scambiano necessariamente con gli Stati Uniti. Quindi molti paesi utilizzano il dollaro come veicolo, quindi come moneta di scambio e come anche unità di valore. Quindi i prezzi delle esportazioni e importazioni in molti paesi sono in dollari, quindi paesi che non hanno niente a che fare con gli Stati Uniti. È chiaro che tutto il commercio americano è in dollaro, però tutto il commercio, le transazioni dei prodotti energetici sono in dollari e quindi il mercato del petrolio è in dollari e questo chiaramente crea problemi anche di ordine geopolitico. Il mercato delle materie prime è in dollari. E quindi chiaramente i paesi esportatori acquisiscono dollari che mettono nelle loro riserve e che utilizzano per acquistare quello di cui occorrono. E i paesi importatori devono procurarsi dollari per poter pagare le importazioni. Abbiamo saputo appunto che la richiesta del governo russo è di prezzare e di pagare le importazioni europee di gas russo in rubli al posto di euro. In quel caso sono appunto i contratti con l'Unione Europea sono in euro e quindi il governo russo dice no, abbiamo bisogno, ve lo facciamo, dovete pagare in rubli. Quindi era un modo per rispondere alle sanzioni imposte alla banca centrale russa a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Però appunto il dollaro è sovrano, quindi il dollaro è il mezzo di pagamento più utilizzato nella finanza mondiale ed è la fonte di liquidità primaria. E per questo faccio un esempio che uso spesso per far capire quanto è importante il ruolo del dollaro nel mondo in termini di liquidità. Ovunque voi vi troviate, se avete dollari, riuscite a sopravvivere. Nel senso, se pensate di arrivare in un paese straniero a mezzanotte, arrivate all'aeroporto, avete bisogno di prendere un taxi, avete solo dollari in tasca, non avete la valuta del paese in cui vi trovate, andate a un taxista, il taxista vi porta al vostro hotel, lo pagate in dollaro. Probabilmente vi fa un tasso di cambio assolutamente da rapina. Però all'albergo ci arrivate. Se ci arrivate con altre valute, assolutamente non, il taxista probabilmente non vi prende a bordo, forse con l'euro sì. E questo mi è capitato di essere in Africa, tra l'altro in Zambia. Zambia è una, e questo appunto lo dico, è un aneddoto importante adesso per introdurvi la valuta cinese, il renminbi, di cui si parla moltissimo, che però rimane una valuta estremamente limitata. Infatti, nella prossima slide ci sono le riserve, le valute di riserve, e vedete che la linea rossa con i puntini neri è il renminbi. Quindi il renminbi è proprio a livello internazionale è molto limitata, nonostante la Cina sia l'economia immediatamente più grande dopo a quella degli Stati Uniti, o probabilmente anche simile alla dimensione di quella dell'economia statunitense, appunto dipende come noi misuriamo il PIL. Allora, invece il renminbi non è scambiato, è poco liquido e poco utilizzato al di fuori della Cina. Allora, vi dicevo, mi è capitato di essere in Zambia. Zambia riceve moltissimi investimenti, moltissimi prestiti bilaterali dalla Cina, quindi e moltissimi. Cioè, ci sono moltissime imprese cinesi che hanno costruito varie infrastrutture nello Zambia. Mi è capitato appunto di essere in Zambia e di fare questa, di chiedere che tipo di moneta utilizzano. Quindi, allora, mercato locale, il dollaro sempre. E il dollaro sempre perché può anche essere utilizzato tra i venditori per scambi all'interno del mercato, per cui non so. Il dollaro che il venditore di tessuti riceve può utilizzarlo per comprarsi da mangiare per la sera, oppure può portarli in banca e cambiarli con la moneta locale. Quindi il dollaro sempre. L'euro sì, però già più difficile perché l'euro deve essere portato nella banca locale e scambiato.
Moneta sudafricana no, perché è una moneta molto, molto, molto volatile e problematica. La moneta locale, men che meno. E ho chiesto, ma il renminbi cinese? E la risposta è stata, non è una moneta seria, nel senso non è una moneta che può essere scambiata sul nostro mercato perché ha pochissima liquidità e quindi ha bisogno di essere scambiata all'interno, nei centri finanziari che hanno questo mercato offshore per i renminbi. Quindi, alla fine, che ci piaccia o no, a 50 anni dalla fine di Bretton Woods nel 71, a 80 anni quasi, no, più, quasi 80 anni da Bretton Woods, il dollaro rimane la moneta fondamentale nel sistema monetario internazionale. Questo chiaramente a paesi come la Cina non va bene perché la Cina in particolare perché è molto dipendente dal dollaro, perché appunto ha grosse riserve valutarie, oggi più di 3 mila miliardi di dollari sono nelle riserve valutarie cinesi, quindi una somma molto ampia, molto, molto grande, perché appunto gli scambi commerciali continuano ad essere pagati in dollari, anche se poi il renminbi viene utilizzato di più rispetto, per esempio, a 10 anni fa, però insomma è ancora a livelli limitati. E quindi questo crea tutta una serie di problemi e di equilibri anche. Quindi il renminbi rimane una moneta limitata. La Cina, in varie occasioni, ha fatto presente che occorre un sistema, riformare il sistema monetario internazionale per renderlo indipendente da monete nazionali, quindi avere una moneta, e loro avevano proposto una moneta internazionale globale. Questo è difficilissimo da attuare perché lo vediamo già con il nostro euro, chi è che poi, a che paese fa riferimento, a che istituzione farebbe riferimento questa moneta globale. Insomma, per il momento dobbiamo tenerci il dollaro e questo lo vediamo e qui concludo. Quindi, scusami se mi passi l'ultima come lo yuan o renminbi come moneta internazionale, proprio l'ultima slide. Quindi circolazione monetaria internazionale limitata, crescente ma limitato ancora uso negli scambi internazionali. Poi abbiamo questo Cina come un creditore immaturo, significa che i prestiti cinesi sono fatti in dollaro per la maggior parte, sono un po' più in renminbi, però sono in dollaro. Quindi questo è un problema perché chiaramente. E quindi la Cina si sente in trappola, in questa trappola del dollaro. E quindi concludo qui dicendo le grandi nazioni hanno grandi monete e questo appunto è la fase di Robert Mandelli, il premio Nobel per l'economia. E la Cina ha questo grosso dilemma, quindi di essere ancora dipendente al dollaro. Un dilemma che si rende molto chiaro oggi perché appunto con le sanzioni applicate alla Banca Centrale Russa, chiaramente la Cina adesso si chiede cosa succederà a chi dipende dal dollaro, soprattutto paesi in via di sviluppo, paesi emergenti e così via. È chiaro che questo non è il problema dell'euro, perché l'euro è comunque una moneta forte, è una moneta internazionale, è una moneta per certi versi regionale perché è una moneta dell'Europa, però ancora una volta è una moneta in via di qualche modo è ancora work in progress, come direbbero gli inglesi. Vi ho già spiegato i limiti dell'euro e i limiti di questa costruzione dell'euro. Li abbiamo visti all'epoca della crisi del debito sovrano, li abbiamo visti con il Covid. Il Covid è stato un punto di svolta, soprattutto come abbiamo sentito dalla relazione precedente, dal punto di vista della condivisione delle politiche fiscali. E quindi si è capito e ci stiamo avviando verso una maggiore condivisione dei rischi all'interno dell'area euro e quindi una maggiore condivisione delle politiche fiscali. E quindi questo dovrebbe portare in teoria ad un'unione più politica, quindi, e questo però è il grande punto di domanda, quindi l'euro che da pura unione monetaria diventa più un'unione fiscale e politica. È chiaro che questi sono passaggi e saranno passaggi molto lunghi, però c'è una consapevolezza ed è una consapevolezza che è diventata molto forte appunto 10 anni fa. Che occorre un'unione comunque più politica, non completamente politica, ma comunque gradualmente più politica, perché l'euro possa,
continuare perché la nostra unione monetaria continui e sopravviva, e che comunque per rimanere anche, per non rimanere, per non diventare il vaso di coccio tra due vasi di ferro che sono appunto gli Stati Uniti, lo sappiamo, e adesso sempre più la Cina. Mi fermo qui e grazie per l'attenzione. Grazie mille a Paola Subacchi per la sua relazione. Allora, intanto chiedo come sempre se ci sono domande in questione, così da approfittare della sua presenza. Vedo che c'è anche... Sì, vai. Allora. Ecco, c'è. Vai. Okay. Vuoi venire qua o... Sì, dai. Così mi devo mettere? Qua, qua. Così facciamo... Immortaliano. Sì, sì. No, la mia domanda è questa. Sì. Se non sbaglio, adesso numero più, numero meno, da 15 anni a oggi, mentre tipo nel 2007-2008 il PIL dell'Eurozona e il PIL degli Stati Uniti erano più o meno paritetici, adesso ci stiamo avvicinando più o meno a una situazione dove il PIL dell'Eurozona è un pochino più della metà del PIL degli Stati Uniti. Okay? Quindi, cioè il PIL come sì, totale, quindi esatto, numeri a sé. Esatto, allora, la mia domanda è detto ci vuole la grande nazione, ci vuole, come dire, perché è un work in progress, eccetera, eccetera. Ma che senso ha avere una valuta comune nel momento in cui le altre aree economiche crescono molto di più e quindi sostanzialmente, ripeto, mentre 15 anni fa gli Stati Uniti avevano un PIL più o meno paritetico a quello dell'Eurozona, adesso le cose sono così cambiate? Beh, allora... La crescita del PIL non è necessariamente legata alla moneta, ci sono i vincoli e ci sono, l'essere all'interno di un'unione monetaria è una camicia di forza e quindi devono essere messe in atto politiche che consentano agli stati di rimanere all'interno di questa unione monetaria e non essere strangolati. La questione invece della crescita del PIL è legata a molte altre cose. Negli Stati Uniti abbiamo avuto una forte spinta, innanzitutto innovativa, e quindi soprattutto negli ultimi 20-30 anni. È un'economia che cresce molto di più strutturalmente rispetto all'economia europea, è un'economia che dipende molto anche dal debito, e questo l'abbiamo visto in varie occasioni, e che chiaramente spinge l'attività economica, cioè la domanda interna negli Stati Uniti è forte. L'Europa è ancora un'economia, in qualche modo, in maniera quasi paradossale per un'economia avanzata, che dipende molto dall'esportazione, quindi dalla domanda esterna. E bisognerebbe appunto cercare di spingere di più la domanda interna. Questo addirittura fa parte anche degli obiettivi di Bretton Woods, nel senso appunto le politiche fiscali devono sostenere la domanda interna, e in Europa abbiamo parecchie divergenze e squilibri all'interno, soprattutto tra le grandi economie. Per esempio, Germania è un paese che ha un fortissimo avanzo nella bilancia commerciale, è un grande esportatore, però questo crea problemi crea disequilibri all'interno dell'Europa e anche all'interno a livello internazionale. Quindi ci sono tante risposte e tanti motivi per cui l'Europa cresce meno degli Stati Uniti. Poi la Cina non la paragonerei neanche, perché la Cina è un paese in via di sviluppo, adesso è un paese, è un'economia emergente, ci sono ancora il reddito pro capita in cinese è molto più basso rispetto a quello americano ed europeo, quindi ci sono delle caratteristiche che fanno sì che la Cina
non sia paragonabile ai paesi, non è un'economia avanzata, non è considerata un'economia completamente un'economia avanzata, sebbene abbia aree e industrie molto avanzate. E quindi sì, il problema è un problema di domanda interna. Il problema dell'Europa è direi più simile al Giappone che non agli Stati Uniti, cioè la struttura dell'economia europea è più simile a quella giapponese che non a quella degli Stati Uniti. E non è necessariamente legata alle scelte monetarie, sebbene queste siano appunto un vincolo che va gestito in maniera ottimale. Okay, vedo una mano alzata in connessione con Antonella Stirati, non so se confermi. Mi pareva che c'era una richiesta di... Com'è che non lo vedo adesso? Ma è sotto. Sotto qua. Zoom. Sì, Antonella. Mi dai l'audio. Ah, aspetta che ti do l'audio, vediamo. Prova a parlare. Mi sentite adesso? Sì, vai. Ok, grazie. Allora, no, io ho un po' una curiosità, visto che io non sono un'esperta di sistemi monetari internazionali, però guardando la cosa un po' così dall'esterno, forse un po' ingenuamente, sembrerebbe che una moneta può diventare, o aspirare a diventare, un mezzo di pagamento internazionale, certo se ha certe caratteristiche, diciamo, di forza economica alle spalle, ma anche geopolitica, ma anche se diciamo in qualche modo è possibile per gli altri paesi costituire riserve in quella moneta, no? E il dollaro, diciamo, la ragione per cui la Cina può avere tante riserve in dollari e altri paesi nel mondo anche avere riserve in dollari, è che gli Stati Uniti hanno da tempo immemorabile un disavanzo di bilancia commerciale, e prima di questo, quando non avevano il disavanzo, comunque finanziavano il piano Marshall, eccetera, in dollari le altre economie. Viceversa, l'Eurozona è una zona perennemente in pareggio o surplus commerciale, quindi come potrebbe mai diventare il mezzo di pagamento internazionale se gli altri paesi non possono costituire riserve? Cioè, ci dovrebbe essere un forte attivismo in prestiti internazionali, per esempio, che però non mi sembra sia caratteristico dell'Eurozona. Cioè, mi sembra che ci sia una contraddizione tra l'ambizione che in fondo l'euro ha dall'inizio di diventare un mezzo di pagamento internazionale e il modello, diciamo, economico dell'Eurozona, che è un modello export-led. Non mi sembra che questi due siano conciliati, però forse mi sbaglio, quindi te lo chiedo. E l'altra brevissima osservazione è sul fatto che le, diciamo, svalutazioni o protezionismo siano strumenti di Baggert & Edwards, cioè diciamo in qualche modo aggressivi nelle relazioni commerciali internazionali. Allora, mentre mi sembra che questo è vero quando sono strumenti utilizzati per creare degli avanzi di bilancia commerciale, mi sembra un po' meno vero quando invece sono utilizzati per mantenere un pareggio, nel senso che se un paese che non siano gli Stati Uniti ha un disavanzo nella bilancia commerciale, non lo può sostenere a lungo andare. Quindi o fa il protezionismo, o fa la svalutazione, o fa la contrazione della domanda interna e della crescita, o fa la deflazione interna, qualunque sia lo strumento che usa, comunque la finalità è aumentare le esportazioni e ridurre le importazioni, ma lo deve fare perché non può sostenere un disavanzo di bilancio commerciale. Io credo che, diciamo, quindi non ci sia, quando il problema è risolvere una situazione di disavanzo nei conti con l'estero, non si può distinguere tra diversi strumenti, sono tutti strumenti che comunque hanno come scopo e devono avere come scopo quello di riequilibrare esportazioni e importazioni, no? Cioè, quindi il vedere alcuni strumenti tipo il protezionismo come aggressivi, altri tipo l'abbassamento dei salari all'interno come non aggressivi, non mi sembra fondato razionalmente. Questo semplicemente. Posso solo integrare un secondo, sì, con quest'ultimo punto, perché anche a me è venuto, non so se si sente, ecco, anche a me era venuto un po' un dubbio su questa questione.
Quando parlavi delle svalutazioni, almeno come spesso vengono lette pre-euro, le svalutazioni della lira nei confronti del marco, venivano viste spesso come delle politiche, fra virgolette, sleali di competizione e di politica industriale basata sul cambio. Dall'altro lato, in Italia avevamo un'inflazione molto più alta che in Germania, quindi questi vanno, secondo me, andrebbero letti come dei riallineamenti in termini di cambio reale, perché è vero che c'è una svalutazione del cambio nominale, però con questi differenziali nei tassi di inflazione è difficile pensare che fossero delle politiche appunto di concorrenza sleale pura e semplice, no? Cioè erano dei riallineamenti del cambio, cosa che invece adesso in epoca di moneta unica non sono più possibili. Ecco. Certo, allora inizio da questa domanda. Innanzitutto è chiaro, c'è la possibilità, all'interno di Bretton Woods viene data la possibilità di riallineare i tassi di cambio, viene data la possibilità all'interno di un sistema di regole condivise, quindi al Fondo Monetario Internazionale viene affidato il compito di in qualche modo riallineare, di discutere con i paesi che hanno bisogno di un aggiustamento dei tassi di cambio, questo aggiustamento. Quindi il problema è vero, ci sono paesi che hanno bisogno di fare questo aggiustamento, quindi questo è possibile ed è giusto farlo. Viene fatto all'interno di regole condivise, quindi non arbitrariamente dai paesi, perché questo può creare problemi appunto di risposta aggressiva a questo riallineamento dei tassi di cambio. Del resto ricordo che allora gli Stati Uniti all'epoca dell'amministrazione Trump hanno accusato la Cina di comportamenti protezionistici perché appunto gli Stati Uniti hanno un deficit nel bilancio un disavanzo in bilance commerciali. E la Cina è sempre stata accusata dagli Stati Uniti in particolare di manipolare il tasso di cambio e quindi perché la Cina interviene sui mercati delle valute per mantenere un tasso di cambio in qualche modo coerente con gli obiettivi di politica economica cinese. Quindi questo chiaramente ha sempre creato frizioni e problemi. Quindi idealmente questi aggiustamenti dovrebbero essere fatti all'interno di un insieme di regole condivise. Del resto, Keynes nel 1931, in un rapporto al Parlamento, in un intervento al Parlamento inglese, dice adesso, Keynes che è di scuola liberista, nel senso di commercio internazionale, la tradizione inglese di commerci internazionali aperti, no? Appunto, questa è la tradizione da cui viene Keynes, e però nel 1931 dice dobbiamo chiudere perché abbiamo un problema di domanda interna e di disoccupazione e quindi non possiamo avere, no, dobbiamo in qualche modo riaggiustare il nostro sistema e quindi sostiene soprattutto per quella che è l'industria siderurgica dell'acciaio, sostiene di dover chiudere per evitare appunto queste pressioni proprio sociali da un punto di vista di questa forte disoccupazione. Quindi sì, è possibile. L'Italia chiaramente all'interno di un paese, di un contesto europeo, è difficile, appunto, e risultava difficile. Poi chiaramente l'Italia ha sempre fatto le sue, da un lato appunto, svalutazioni competitive e anche aggiustamenti legati ad un tasso di inflazione, un differenziale dell'inflazione molto più alto rispetto alla Germania. Quindi è chiaro, però se noi siamo in un contesto di regole internazionali, in qualche modo dobbiamo adeguarci. All'interno dell'Unione Monetaria soffriamo di quello che era poi il problema che era anche all'interno del gold standard e denunciato da Keynes, cioè il fatto che l'aggiustamento va sui paesi che hanno un deficit e non è un aggiustamento che viene spalmato su entrambi quelli che sono in avanzo e quelli che sono in disavanzo. Questo fu un grosso punto conteso all'epoca di Bretton Woods, e che appunto Keynes avrebbe voluto avere un aggiustamento simmetrico. Gli americani invece preferirono e spinsero un aggiustamento asimmetrico su chi ha già problemi di disavanzo. Questo l'abbiamo visto all'epoca della crisi del debito sovrano, per cui la Grecia, con tutte le colpe che ne hanno avuto, perché comunque
sono arrivati in una situazione disastrata a seguito di politiche sbagliate, fondamentalmente sbagliate, però sono state penalizzate. Quindi a quel punto un paese che è già in crisi viene spinto da questo riaggiustamento asimmetrico a dover fare delle politiche fiscali estremamente restrittive per poter riaggiustare i conti, cosa che effettivamente non è possibile. La cosa importante è riuscire a gestire, avere delle politiche che consentano di rimanere forti e competitiva all'interno di un'area di tassi cambi fisso. La questione dell'euro. L'euro non è nato come una moneta con l'ambizione di essere una moneta internazionale, ma di essere una moneta regionale per l'eurozona. L'euro comunque è la seconda moneta più importante a livello di riserve valutarie, dati sono 26% delle riserve valutarie conosciute, quindi dichiarate, sono in euro, circa 60%, 63% sono in dollaro, il resto in varie altre valute, quindi è la seconda moneta più importante nel sistema monetario internazionale subito dopo il dollaro. È chiaro che il dollaro, come giustamente ha detto Antonella, quello che chiamano Triffin Dilemma, che è appunto la liquidità del dollaro viene data dal fatto che gli Stati Uniti hanno un disavanzo delle partite correnti e perché appunto esportano dollari, di conseguenza c'è questo disavanzo e quindi questo Triffin Dilemma. E cosa facciamo poi alla fine? Se c'è questo disavanzo, gli investitori internazionali e chi non è residente negli Stati Uniti comincia a trovare meno conveniente tenere dollari, quindi di conseguenza ci si allontana dal dollaro. In realtà questo non è mai successo. E poi c'è questo exorbitant privilegio, il privilegio esorbitante degli Stati Uniti di poter emettere il proprio debito nella propria valuta, e quindi gli altri prendono queste valute in dollaro perché hanno bisogno di avere dollari nelle loro riserve. E questo è il grande dilemma che si trova davanti alla Cina. Allora, giustamente Antonella dice sì, bisogna avere delle... Chiaramente per poter cominciare a utilizzare la propria valuta come mezzo di pagamento bisogna avere degli scambi commerciali tali per cui si riesce a spingere questo. Questa è la scommessa che ha fatto la Cina 10-15 anni fa, di dire siamo il paese maggiore esportatore al mondo, incominciamo a utilizzare la forza che abbiamo negli scambi internazionali per spingere l'uso internazionale della nostra moneta. E così è stato. Però la moneta non è solo mezzo di pagamento unità di misura, ma è anche riserva di valore. Quindi significa che persone che non risiedono in Cina, quindi investitori internazionali, risparmiatori nel resto del mondo, dovrebbero essere ugualmente contenti di tenersi in tasca i renminbi. Però, come vi ho detto dall'esempio di questo mercato dello Zambia, dicono no, però il renminbi non è una moneta seria, preferiamo tenere i dollari, perché con i dollari ci torniamo, siamo tranquilli. E quindi questo alla fine, questo è il grande dilemma che oggi la Cina si trova davanti, come fare del renminbi una moneta internazionale senza aprire il mercato dei capitali domestici interni del paese, perché questo creerebbe degli squilibri, e quindi come in qualche modo spingere l'uso di questo renminbi a livello internazionale. Non è una cosa semplice, non ce l'hanno fatto, non è il loro obiettivo principale. Tutti quelli che dicono che il renminbi rimpiazzerà il dollaro, questa non è un'argomentazione fondata, magari non so, fa 30-50 anni forse, ma sicuramente non nel breve medio periodo, e forse neanche lungo, se prendiamo 10 anni come lungo periodo. C'è un'altra domanda, mi pare. Sì, proprio su quest'ultimo punto. Si lega bene a quest'ultimo punto che citava. Anche in relazione al conflitto russo-ucraino e le sanzioni che appunto i paesi occidentali hanno imposto alla Russia, prendo come esempio le prime sanzioni del 2014 dopo l'invasione della Crimea. C'è stato una, si dice che una delle conseguenze di quelli del primo pacchetto di sanzioni del 2014 è stata quella di sostanzialmente portare un rafforzamento tra nei rapporti commerciali e monetari tra Russia e Cina,
tra le altre cose, la Russia stessa ha creato un sistema di scambio, no, di informazione che sottostà a appunto sistema di pagamento internazionale, quasi per appunto per esporre le basi di appunto la creazione di un sistema monetario alternativo disancorato dal dollaro, ma sempre più come dire incentrato attorno al rublo renminbi, e chiaramente aperto anche a altre valute internazionali. Non vede che anche appunto in seguito a questo nuovo pacchetto di misure con la guerra in corso, la tendenza sia quella di una creazione di sistemi alternativi, o comunque non crede che questo potrebbe andare a portare a un ridimensionamento del ruolo del dollaro, del sistema del dollaro centrico, verso appunto una creazione di sistemi alternativi, e quali possono essere le conseguenze? Grazie. Questo sì, c'è stato il tentativo, e questo avvicinamento monetario tra la Russia e la Cina, però parliamo di cifre limitate. Allora, la cosa più significativa è questo swap agreement, questo accordo tra le banche centrali cinese e russa per poter utilizzare le proprie valute nel caso di necessità. Quindi è una come dire, dei fondi aperti da utilizzare, quindi renminbi, se la banca centrale russa ha problemi di liquidità può utilizzare renminbi. Questo vale soprattutto per il commercio bilaterale tra due paesi, ma è stato utilizzato nel 2016 dalla Russia per far fronte appunto per acquisti, per esportazione, per pagare esportazione, ha utilizzato questa linea di renminbi. Allora, questa linea, questo fondo sono circa 35 miliardi di dollari in dollari. Lo do in dollari la cifra perché possiamo fare i raffronti. E sono le riserve valutarie russe, sono 650 miliardi di dollari. Quindi 35 miliardi di dollari di valore in dollaro, questa linea tra le due banche centrali russa e cinese, sono 650 miliardi di dollari le riserve cinesi, le riserve russe. Quindi direi parliamo di cifre molto molto ridotte. E quindi la Cina del resto ha un problema di dollari suo, perché appunto le riserve cinesi sono in dollari, per la maggior parte in dollari, sono anche gli euro, e sono molto 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 grandi, sono le maggiori riserve al mondo, e quindi questo già dice qual è l'impatto del dollaro sul sistema monetario internazionale, che piaccia o no, e chiaramente le sanzioni sulla banca centrale russa, che sono sanzioni uniche, nel senso la prima volta che viene colpita una banca centrale, che sono sanzioni importanti perché le sanzioni sono un'arma, sono un'arma finanziaria, un'arma economica, importante in questo momento, però devono anche essere, credo che sia molto importante, e adesso c'è un dibattito a livello di G7 su come utilizzare, su quella che chiamiamo la governance delle sanzioni, nel senso il dollaro è una moneta internazionale e quindi l'utilizzo del dollaro come arma deve essere limitato e deve essere iscritto in una serie di regole condivise a livello internazionale. In altre parole, non può essere un'iniziativa e non dovrebbe essere un'iniziativa bilaterale solo degli Stati Uniti. Durante il governo Trump abbiamo visto un forte incremento dell'uso del dollaro come arma, proprio questa weaponization del dollaro contro tutti quelli che avevano qualcosa che non andava. Per cui alla fine deve esserci una motivazione importante e seria e forte per arrivare a utilizzare una valuta come arma, quindi utilizzarla a livello di sanzioni. E deve esserci una condivisione a livello internazionale, non può essere fatta così al momento, perché allora perde valore. E questo è il problema che in questo momento sta avendo la Cina, il grosso dilemma della Cina, il trovarsi con questa forte esposizione nei confronti del dollaro e la possibilità di venire sanzionata. E quindi questo crea chiaramente grosse tensioni che per un mondo
che speriamo pacifico e così chiaramente non aiuta. Va bene, allora niente, con questo direi che possiamo concludere. Ringraziamo anche Paola Subacchi per aver accettato l'invito e per aver partecipato a questa nostra iniziativa, e ci auguriamo che a queste ne seguano altre. Bene, direi che possiamo salutarci qui. Grazie per l'attenzione.